Fabio Cossu, mister della Futsal Alghero, conclusa una stagione spettacolare. Sì, una bella stagione. Abbiamo praticamente centrato un po' tutti gli obiettivi. 5 trofei, 5 competizioni, impegnati su tutti i fronti, è andata bene, li abbiamo centrati tutti. Ci prepariamo per la prossima stagione, sarà un campionato molto più impegnativo, il campionato FIGC, per cui di livello con impegno lungo e costante, per cui stiamo programmando qualche inserimento per aumentare un po' la rosa, perché per l'impegno sarà notevole. Entrate in FIGC, da che categoria partite e su che ruoli pensa di essere un po' più scoperto al momento? Ma questo è da definire, nel senso che per quanto riguarda le categorie la FIGC si sta organizzando, dovremmo iniziare dalla Serie D che è l'ultima, nella migliore ipotesi per noi faremo la C2 con un livello e un impegno un po' più complesso. In questo momento abbiamo una buona base per quanto riguarda il numero di giocatori e anche i ruoli. Probabilmente mi sbilancio, ecco, siamo un pochino più scoperti davanti, ma confido nel gruppo creato, nella base sulla quale abbiamo fondato la squadra. E confida anche su una dirigenza che adesso si è ampliata, sì, con un presidente donna. Esatto, questo non può che aumentare il nostro, come dire, la nostra grinta, la nostra voglia di fare, perché abbiamo una persona che comunque proviene dallo sport, che ha vinto e che sa che cosa vuol dire fare gruppo, per cui ci dà carica. Marina Millanta, nuovo presidente della Futsal Alghero, come mai questa decisione? Premetto che sono rimasta molto sorpresa quando i ragazzi mi hanno contattata già da diverso tempo, qualche mese fa, quindi è stata una scelta abbastanza ponderata. Mi ha fatto enormemente piacere e ho deciso di accettare. Ieri ho fatto una battuta perché i colori giallo-rossi non posso non dire no. E mi piace questo binomio di un settore prettamente maschile che vuole a capo un presidente donna. E quindi, oltre al discorso dell'atleta che è della sportiva, mi fa piacere veramente questa prova di coraggio anche da parte della Futsal del voler coinvolgere una donna, insomma, in un mondo prettamente maschile. Tantissima esperienza nel campo della pallacanestro, adesso ti tuffi in una nuova avventura, a dimostrazione che sul campo è tutta un'altra storia, ma a livello organizzativo dietro le quinte chi sa di sport può stare ovunque. Esattamente, è una cosa che ho sempre desiderato. Una volta tolte le scarpe da giocatrice, avrei comunque sempre voluto far parte dello staff, quindi per me sarebbe stato un onore anche nella pallacanestro, ma l'importante è stare nello sport.